Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi prima di acquistarli. In questo video ricchissimo cercheremo di rispondere a una domanda che ogni anno ciclicamente ci si para davanti. Vale la pena acquistare Nintendo Switch ora? Sono sicuro che tanti di voi ci staranno facendo un pensierino in previsione del Natale, ma questa volta la scelta è più difficile che mai. Un po' perché il mercato è profondamente cambiato e un po' perché ormai la prossima console Nintendo sembra essere all'orizzonte. Quindi che si fa? Si compra o non si compra Switch a Natale 2023 e nel 2024? Prima di iniziare però, come al solito, vi invito, se siete nuovi, a iscrivervi al canale mettendovi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Probabilmente quando guarderete questo video saremo già arrivati a quota 40.000 iscritti. Traguardo assurdo. Grazie mille a tutti quanti, ma soprattutto grazie a Otoji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Come dico sempre quando c'è da affrontare un argomento del genere, non esiste una risposta giusta in assoluto, ma va tutto tarato in base alle vostre esigenze da gamer. Però oltre a capire se Switch può essere la console che fa il caso vostro o meno, bisogna avere un'idea chiara di quello che succederà nei prossimi mesi, per evitare brutte sorprese. Probabilmente avrete sentito parlare di una fantomatica Switch 2 in dirittura d'arrivo. Ma quindi ha senso comprare una console sapendo che presto verrà sostituita da un hardware più potente? Ecco, a parte che questo spauracchio della next gen Nintendo ci accompagna ormai da almeno 3 o 4 anni, ma sappiate che non c'è nulla di certo né di ufficiale su quello che sarà il futuro della console Nintendo. Si ipotizza, in modo anche abbastanza ragionevole, che il prossimo anno Nintendo possa presentare una nuova piattaforma, ma al momento, tolti rumor, speculazioni e leak, Nintendo non ha mai parlato ufficialmente né di una Switch Pro né di una Switch 2. Se però vogliamo considerare attendibili tutte le indiscrezioni emerse nell'ultimo anno e considerando che ormai siamo alle porte del 2024, se anche dovesse uscire un nuovo hardware targato Nintendo, è molto probabile che questo venga presentato nel corso dell'anno per poi essere commercializzato nella seconda metà del 2024. Quindi, punto primo. Male che va, avreste ancora un anno intero, o quasi un anno intero, per godervi senza pensieri la console. Nintendo ha già garantito il supporto a Switch, presentando i primi tasselli di quella che sarà la lineup della console nella prima metà dell'anno. Non mancano i nomi di richiamo, come ad esempio Paper Mario, Princess Peach, Mario vs Donkey Kong e Luigi's Mansion, ma va fatto notare che molti di questi sono remaster o remake di giochi già precedentemente pubblicati, un fattore che fa pensare appunto che tutti i prossimi grandi progetti come un Mario in 3D o Metroid Prime 4 siano quantomeno stati dirottati per accompagnare, magari in modo cross-generazionale, il lancio della nuova console. Ma il discorso è sempre lo stesso: entrando ora nell'ecosistema Switch si accessa a una libreria di esclusive che fa impallidire qualsiasi altra console, e se siete amanti delle produzioni Nintendo, sono pochissime le IP che hanno ricevuto dei nuovi episodi su console ibrida ad aver deluso le aspettative. Per quanto mi riguarda, solo le serie storiche degli sportivi di Mario si sono rivelate essere sottotono. Con tutto il resto, anche pescando ad occhi chiusi, è praticamente impossibile rimanere delusi. Quindi sì, magari acquistando Switch oggi vi può rimanere l'ansia che venga presto sostituita da una nuova console, ma se non siete degli early adopter e visto quanto avete aspettato per comprare Switch, direi che non lo siete, non vi corre appresso nessuno, potete godervi con tutta calma e tranquillità una libreria sconfinata in attesa che Switch 2 ingrani e che magari scenda anche di prezzo. E c'è da prendere in considerazione anche un altro aspetto, pure se siamo sempre nel regno delle speculazioni. È molto probabile che la prossima console sia retrocompatibile con Nintendo Switch, quindi questo che significa? Beh, che come minimo i giochi che acquisterete non andranno persi nel nulla e, si spera, potrete continuare a usufruirne anche sulla prossima console. Nella migliore delle ipotesi, poi, Switch 2 potrebbe essere una console molto simile a Switch e quindi Nintendo potrebbe adattarsi a quanto visto sulle piattaforme rivali, garantendo per il primo anno di commercializzazione, o magari anche qualcosina in più, il supporto sia alla old che alla next gen. Con titoli ovviamente ottimizzati meglio sulla piattaforma più recente e più performante, ma che continueranno ad essere pubblicati anche sulla prima Switch. Se, di nuovo, non vi interessa giocare sempre e comunque al top di gamma, acquistare una Switch oggi potrebbe essere una scelta in grado di darvi soddisfazioni che andranno ben oltre l'arrivo della nuova generazione. Mi sento però di sconsigliarvi nel modo più assoluto l'acquisto di Nintendo Switch se cercate una piattaforma su cui giochicchiare un
un po' di tutto. La forza di Switch risiede ovviamente nelle esclusive, ma fino all'anno scorso vi avrei detto che se eravate disposti a chiudere un occhio sulla qualità grafica e magari non vi scocciava aspettare qualche mese in più, era possibile godersi, ripeto, con tutte le limitazioni del caso, anche i titoli multipiattaforma del momento. Purtroppo, con il progressivo abbandono del supporto alla old gen, Switch si ritrova tagliata fuori dai giochi. Continuano a uscire sì dei timidi tentativi di riportare il gaming AAA su console ibrida, ma i risultati sono ben lontani da quelli che fino a qualche anno fa venivano indicati come porting miracolosi. Io mi sono divertito tantissimo con Doom su Switch, c'è chi è riuscito a spolparsi per bene The Witcher 3, non mi sono piegato neanche di fronte alla pessima qualità di un open world come Sonic Frontiers, ma se penso a titoli come Hogwarts Legacy, la trilogia di Batman, Mortal Kombat e via dicendo, ormai esistono tante altre valide alternative alla piattaforma ibrida di Nintendo. Se cercate un'alternativa in grado di permettervi di giocare al gaming più corposo in portabilità, dovete essere pronti a spendere molto di più, ma ad oggi il mercato offre tante possibilità, come Steam Deck, Rogue Ally, Lenovo Legion o anche roba più oscura come la Hawk Zoe, console poraccia al 100%. Però se vi interessa giocare a Mario, Zelda e compagnia bella, il dubbio non si pone. L'unica alternativa è Nintendo Switch, ma quale modello scegliere? Però adesso fermi tutti, perché vi devo fare prima un'altra domanda. Ma a quanti di voi si spezza il cuore quando comprano il gioco del momento, lo scartano tutti emozionati e poi dentro si ritrovano il nulla più assoluto? Beh, se anche voi, proprio come me, siete malati di collezionismo, non ce la fate a dire addio a manuali di istruzioni, alle mappe, alle scatole di cartone, beh, dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games per riscoprire la gioia del collezionismo e trovare l'autoregalo perfetto per Natale. Come al solito, per me è un onore poter sponsorizzare una realtà del genere, fatta da appassionati per gli appassionati. Il catalogo di Otoji Retro Games è in continuo aggiornamento, i prezzi sono super competitivi e potete trovarci di tutto, dalle vecchie glorie Nintendo, compresa anche qualche cosetta esotica, fino ad arrivare a PSP e la prima Xbox, due piattaforme che si filano in pochissimi, ma che io adoro collezionare. E nel caso voleste liberarvi di qualche bel pezzo della vostra collezione, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate il link al sito in descrizione e mi raccomando, seguitelo anche sui social per rimanere aggiornati sui nuovi rientri. Grazie mille a Otoji Retro Games e viva il collezionismo! Ma va bene, vi ho convinto a comprare Nintendo Switch, ma quale modello scegliere? Fossi in voi, visto che siamo alla fine del ciclo vitale dell'hardware, punterei ad andare il più possibile al risparmio. Se state prendendo Switch come console secondaria, perché non prendere in considerazione l'idea di una Lite, prendendo così una console al 100% portatile che non supporta la connessione alla TV? La OLED è di sicuro il modello più interessante se confrontata con lo schermo della Switch base in portabilità. È tutto un altro mondo, però se ci si rivolge al nuovo e non all'usato, significa sforare la barriera dei 300 euro, mentre andando di modello base si riesce a trovare qualche bundle interessante senza superare questa soglia abbastanza importante. Comunque, fossi in voi, andrei sì al risparmio, ma starei attento al mercato dell'usato. Innanzitutto è un po' controintuitivo, ma i modelli di Switch più vecchi possono costare parecchio, anche se sulla carta hanno una batteria peggiore rispetto alle revisioni più recenti. Questo perché i primi modelli della console si possono bucare ed è facile installarci sopra software piratato. Inoltre, con tutti i problemi di Joy-Con Drift che la Switch si porta appresso, io preferirei spendere qualcosa in più per avere però la certezza di potermi rivolgere al servizio clienti senza troppi problemi. E inoltre, non andrei a ricercare il modello top di gamma perché storicamente Nintendo, in chiusura del ciclo vitale delle sue console, ha spesso riproposto delle versioni definitive che tagliavano gran parte delle feature per proporre la console a un prezzo ancora più competitivo. Sparo a caso, spendere 300 euro e passa su una OLED per ritrovarsi tra qualche mese la possibilità di comprare una Lite OLED a 200 potrebbe essere una bella fregatura. Insomma, per chiudere questo discorso, ricordatevi che software e hardware Nintendo si svalutano ben poco rispetto alla concorrenza e per quanto sia sempre un azzardo affacciarsi su una console in prossimità di un salto generazionale, anche se dovessero annunciare Switch 2 il giorno dopo il vostro acquisto, riuscireste comunque ad andare avanti per un po' di tempo con la vostra console o al massimo, se proprio avete la smania di avere l'ultima console disponibile sul mercato, potreste provare ad ammortizzare le spese rivendendo tutto per puntare la nuova arrivata. Quindi avete la mia benedizione, compratevi sta Switch e giocate a Pikmin 4, il vero capolavoro del secolo. E questo però ci è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere se avete intenzione di comprare Switch, se già l'avete comprata o se magari ne state per comprare una seconda o una terza. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà
arriverà, quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Switch, Michele 2024, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...